5 gol, applausi e consensi. È trascorsa così la serata di ieri per il Catania, impegnato in amichevole sul campo della San Cataldese, squadra che milita in eccellenza. I rossoazzurri si sono imposti per 5-0 grazie alle doppiette di Suazo ed Almiron, una per tempo, mentre Lanzafame ha chiuso il conto nel finale. Catania in forma, quello visto all'opera, e in questo senso Suazo si è espresso così. Penso che era un test, almeno per provare un po'. È in campo e si migliora. Sono contento perché stiamo facendo dei bei progressi. Speriamo che quella prima in campionato essere già a un buon punto per essere a disposizione del mister. I rossoazzurri sono scesi in campo a San Cataldo appena un'ora dopo che si era conclusa la prima fase del calciomercato che il tecnico Montella ha seguito con particolare interesse, forse più sul fronte delle eventuali uscite che delle entrate, auspicandosi che restassero gli elementi di peso come Maxi Lopez. Alla fine è stato accontentato. Non ho vissuto con fibrillazione le ultime di mercato, ma che è il mio carattere. Io mi auguravo che rimanessero quanti più giocatori possibili bravi, perché l'abbondanza credo che faccia bene, soprattutto poi se sono giocatori di spessore, di livello come Lopez appena citato. Anche questa sera Catania è impegnato in amichevole, stavolta per un test più probante rispetto a quello di ieri. I rossoazzurri, 21 gli elementi convocati, saranno di scena a Siracusa per misurarsi con gli azzurri che militano in prima divisione. Suazo, 2 gol, Almiron, doppietta anche per lui e quinta rete di Lanzafame. Il 5-0 di San Cataldo è costruito dai nuovi acquisti ed è sicuramente di buon auspicio per la stagione che dopo lo sciopero è pronta per cominciare. Il protagonista assoluto della prima parte del match è l'honduregno, diagonale vincente per il primo gol. Tocco di testa su respinta di un difensore per il secondo. Si migliora, sono contento perché stiamo facendo dei bei progressi. Speriamo che quella prima in campionato essere già a un buon punto per essere a disposizione del mister. Nella ripresa ecco l'altro neoacquisto, Almiron, che non disdegna di dare una preziosa mano anche alla difesa e trova la doppietta personale portando i suoi sul 4-0. Lanzafame completa l'opera, solo un test estivo, ma i motivi per essere soddisfatti ci sono e Montella lo è anche per il mercato e per la permanenza di Lopez. Io mi auguravo che rimanessero quanti più giocatori possibili bravi, perché l'abbondanza credo che faccia bene, soprattutto poi se sono giocatori di spessore, di livello come Lopez appena citato, quindi sono contento che sia rimasto. Ecco. E stasera intanto si replica, amichevole senz'altro più impegnativa, a Siracusa contro gli ex Sottil e Baiocco.